Buongiorno, siamo qui con l'osteopata Silvia Semeraro. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Oggi parliamo di gravidanza. Sappiamo che questo è un periodo di grande gioia per l'arrivo del bambino, ma per la mamma può essere un periodo in alcuni casi abbastanza faticoso e impegnativo anche per i dolori che accompagnano la gravidanza stessa. Perciò vorremmo sapere quali sono i disturbi che possono essere curati o migliorati attraverso il trattamento osteopatico. I disturbi che possono essere trattati osteopaticamente durante la fase della gravidanza sono numerosi, ma sempre considerato che la mamma durante la fase della gravidanza va incontro a dei cambiamenti, diciamo, posturali, ma non solo, fisiologici, e che dunque questi possono essere associati per forza di cose anche a dei sintomi di tipo muscoloscheletrico, ad esempio, sempre maggiori sono i consulti che vengono richiesti all'osteopata per problemi come mal di schiena diffusi, soprattutto in regione lombare e anche a volte poi in regione lombo-sacrale, oltre poi a dolori nella zona cervicale, di spalle, che possono poi anche diffondersi a livello di braccia. Altri problemi che sono comunemente poi riferiti durante la gravidanza sono ad esempio problemi come reflusso gastroesofageo, che può essere approcciato ma che va sempre inquadrato in un aspetto più generale della gravidanza e degli assetti posturali diversi che ne conseguono. Ecco, per chi ha dei timori a farsi trattare, per l'impatto che può avere sul bambino principalmente, ci può dire come avviene il trattamento per una donna in gravidanza? Sì, allora il trattamento osteopatico prevede un rispetto assoluto di quella che è la condizione della mamma, una condizione estremamente delicata, che dunque prevede un trattamento con tecniche ugualmente delicate. Sono tecniche che avranno un rispetto dei tessuti che andranno a essere trattati, ma che assolutamente non andrà a discapito dell'efficacia. Sono tecniche progressive, tecniche lente, che vanno a migliorare quello che poi è un assetto generale della donna in gravidanza. In conclusione, Silvia, qualche consiglio per le future mamme? Sì, ci terrei a sottolineare quello che è il ruolo preventivo del trattamento osteopatico, che è importante comunque considerare in vista di un percorso di gravidanza più semplice, oltre che poi anche in vista del parto.